il tessile conciario, l'agroalimentare e quello minerario delle terre rare, secondo uno schema che prevede la messa a disposizione da parte delle aziende italiane di know-how, expertise, macchinari ad alta tecnologia e servizi in cambio della partecipazione alle fasi della lavorazione, produzione e distribuzione delle materie prime di alta qualità di cui è ricca la Mongolia. I rapporti fra Italia e Mongolia sono stati quindi sviluppati sia sul piano della presenza del nostro Paese a livello economico-commerciale, assicurando un costante raccordo con la Mongolia, Paese dalle variegate e interessanti opportunità di investimento, sia proseguendo al contempo sulla strada dell'ulteriore consolidamento dei rapporti politici con quel Paese. Per queste ragioni e per essere stati tra l'altro noi di Forza Italia i primi a comprendere e perseguire accordi con la Mongolia sin nel 2011, dichiaro il voto favorevole del gruppo di Forza Italia. Grazie. Grazie, deputato Archi. E adesso do la parola al deputato Di Battista. Prego. Non c'è Di Battista? Chi è che parla allora? Deputato Del Grosso, prego. Grazie Presidente, per annunciare il nostro voto contrario a questa ratifica perché abbiamo alcune perplessità. In questa ratifica ci sono tutti gli elementi per la creazione di un'area di libero scambio con la Mongolia e siccome in questi giorni prende piede sempre di più il tema del libero scambio, del TTIP, che purtroppo affliggerà la nostra economia, voteremo contro questa ratifica, così come abbiamo fatto con tutte le ratifiche che fino ad oggi riguardano il libero scambio. Grazie. D'accordo. Allora, come ultimo è iscritto a parlare il deputato Marco Fedi. Prego, deputato. Grazie, signora Presidente. Nel chiedere l'autorizzazione a consegnare il mio intervento in forma scritta, signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico a questo accordo quadro di partenariato globale e cooperazione, Partnership and Cooperation Agreement, già ratificato dalla Mongolia e approvato dal Senato, quindi questo è l'ultimo passo di ratifica di questo importante provvedimento. Importante segnalare che l'Italia ha rapporti bilaterali molto solidi con la Mongolia. Stiamo aprendo un'ambasciata in quel paese. Volevo ricordare a tutti che questo naturalmente non significa non continuare l'azione che stiamo svolgendo in tutto il mondo e anche nei confronti della Mongolia sulla questione aperta dei diritti umani e in particolare